ragazze, bentornate o benvenute sul canale se siete delle nuove iscritte. Oggi, come avete letto dal titolo, un video super super particolare su un prodotto che vi avevo postato molti mesi fa su la mia pagina Facebook. Se non mi seguite, vi lascio tutti i riferimenti della mia pagina Facebook qui sotto nell'info box. E vi avevo mostrato appunto un video dove venivano applicate delle ciglia finte magnetiche. Vi starete chiedendo: magnetiche in che senso? Vi spiego subito. Allora, intanto le ciglia magnetiche le ha inventate un brand che non è questo che ho acquistato io, perché quelle originali costano all'incirca 70 dollari o 60, comunque dai 60 80 dollari se non erro, non ricordo precisamente, ma comunque tanto per delle ciglia finte. E quindi ho cercato un po' su Amazon e mi sono imbattuta in queste qui, che ho pagato soltanto 6 euro. Non l'ho ancora provate, quindi le proviamo insieme. Dovrebbero essere più facili da applicare, ma da alcuni video che ho visto, non lo so, devo provarci anch'io per capire se effettivamente è così o meno. Allora, io ho qui il mio specchio perché devo averlo vicino per capire bene. Vi zoomo un po' l'inquadratura così potete vedere bene anche voi e procediamo con l'applicazione. Che ci sia qualcuno che mi aiuti da lassù, perché sarà tragica. Vado a prendere le mie ciglia magnetiche e ve le faccio vedere un po' da vicino come sono fatte. Ok, guardate, ecco, così si vede bene. Nella parte centrale c'è un magnete, sia in questo lato che nell'altro lato. Quindi un lato della ciglia va applicato sopra e l'altro va applicato sotto, in modo tale che il magnete aderisca. Quella da applicare sopra e quella da applicare sotto, ve ne accorgete praticamente dalla posizione del magnete. Vi faccio vedere da vicino. Come potete vedere qui, il magnete è sotto e se lo girate vedete il magnete, cioè in maniera definita. Quindi avendolo da questa parte sotto, capite che questa è la ciglia che va applicata sopra, perché in questo modo il magnete si va a mascherare. Spero di essermi fatta capire. Quindi, dalla parte in cui vedete il magnete sotto la ciglia è la ciglia che va applicata sopra, e quella dove ha il magnete della parte di sopra evidente va applicata sotto. Andiamo a posizionare prima la nostra ciglia nella parte superiore. Proviamo così. Boh, io spero. Ok, perfetto, credo. Ora prendiamo l'altra parte e andiamo ad adagiare sotto le nostre ciglia. Oh, là, hanno aderito perfettamente, ragazzi. Allora, quello che noto è che i laterali non hanno aderito bene. Vi faccio vedere magari un po' ancora più da vicino. Guardate qui come non è perfettamente attaccata. Non so se si riesce a vedere, spero di sì, qui nell'angolo esterno. Quindi le stacco nuovamente e proviamo nuovamente ad applicarle, però per staccarle semplicemente fate questo e non rimane nessuna vostra ciglia su. Dovete beccare la giusta posizione, mica è facile. Poi col fatto che il magnete è posizionato solo nella parte centrale, i laterali comunque tendono un po' a sollevarsi. Riproviamo. Oh, a sto giro è andata meglio. Ecco qua. Questo è il risultato finale. Io personalmente, per come sono molto pignola in merito, noto che un po' alzata di qua e un po' alzata di qua, perché sono abituata all'effetto delle ciglia normali. Quindi se io mi guardo bene qui e qui, le vedo un po' alzate. Quindi quello che andrei a fare io è applicare un pochettino di colla qui e qui, ma perché sono fissata io. Però magari una persona così normale, che non è fissata come me, non lo nota. Ora le applichiamo anche dall'altra parte, però devo dire che è abbastanza semplice l'applicazione. Dovete un attimino capire, fare delle prove e capire dov'è il punto giusto per voi, però non è difficile. Ok, guardate qui come l'ho applicata male.
cioè, notate tantissimo che la posizione non è esatta. Quindi mi giro di qui che magari mi trovo bene, le stacchiamo. Beh, si tratta secondo me di capire all'inizio le prime applicazioni, perché ecco, già così guardate che l'ho già applicata bene rispetto a prima. Quindi dovete applicare bene la prima, vedete? Ecco, la cosa che ho sbagliato io è che ho avvicinato troppo in una posizione errata e quindi è successo che mi ha portato via in una posizione sbagliata anche la ciglia di sopra. Quindi quello che vi consiglio, vedendo questa cosa, è di applicare bene questa, sin da subito, cercare di metterla in una posizione corretta, e di andare ad avvicinare questa nel momento in cui siete sicure della posizione. Quindi ecco, proprio da sotto sotto sotto, in questo modo, e poi magari cercate di unirle. Ok, il più possibile. Voilà, che ne dite? Dai, non sono malvagie. Questo è l'effetto finale. La cosa che potete fare per minimizzare, magari andare ad applicare un po' di mascara al di sopra, però le noto un po' staccate, ripeto, dalla parte interna, però veramente se applicate l'eyeliner non si nota quasi per niente. Questo è l'effetto finale. Devo dire che mi aspettavo veramente di peggio, non so perché. Avevo visto dei video, non so se l'hanno fatto apposta o meno, ma avevo visto dei video veramente traumatici. Invece, oh, sono proprio soddisfatta. Bellissimo come effetto. Che dite voi? Vi piace, non vi piace? Trovo che l'applicazione sia un attimino da capire, nel senso che è facilissima, non è difficile. Però dovete posizionare già bene la prima ciglia, quella che andate ad applicare sopra, e quella di sotto. Vi consiglio già di mettervi in una posizione già molto inclinata in sotto e poi di avvicinarla. In questo modo non spostate la ciglia che andate ad applicare su. Quindi una volta che prendete un po' la mano in merito a come applicarle, è abbastanza semplice. Avete visto, io già da una a due, cioè nel senso da un occhio all'altro, mi ero già un po' abituata all'applicazione e avevo già preso un po' la manualità. Però rispetto alle ciglia finte classiche, sicuramente è un prodotto che è più alla portata di tutti, anche se non siete super esperte nell'applicazione delle ciglia finte. Ci tengo tantissimo a sapere cosa ne pensate, se le avete provate, non le avete provate, e soprattutto, cioè, qual è la vostra opinione in merito, se vi piace come effetto. Non lo so, se le comprereste anche voi, se le indossereste anche voi. A me non dispiacciono. Più le guardo, più mi piacciono. Inizialmente mi stavo preoccupando, però ragazze, ripeto, si nota un po' qua sotto l'attaccatura. Ve la faccio rivedere. Guardate qui che è staccata. Però secondo me, se si colora con un po' di eyeliner in penna così, con un po' di mascara, si maschera un po' questa attaccatura un po' più chiara, non si nota nulla, ed è comunque una soluzione ottima per chi non le sa applicare. Ovviamente non si ha l'effetto super preciso di una ciglia finta. Vi faccio vedere magari anche a occhio chiuso, perché io non posso vedermi. Non si ha quell'effetto della ciglia finta classica. Però per chi non sa applicarle, secondo me è uno sfizio che può togliersi per avere delle ciglia finte un po' così più belle, non delle ciglia finte, delle ciglia naturali un po' più belle, un po' più lunghe. Comunque vi lascio qui sotto il link di questo prodotto, se siete curiosi di andarlo magari a vedere in tutti i suoi modelli e quant'altro. Potete anche piangere tranquillamente perché non si staccano, quindi c'è anche il lato positivo, e si tolgono in maniera molto semplice. Io semplicemente le tiro così e vengono tranquillamente via. Spero che questo video vi sia stato utile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video.